Appassionati di calcio, ben ritrovati. Vi invitiamo all'ascolto di Juventus, una signora per due. Eccoci qui, ben ritrovati, nuovo appuntamento con il nostro podcast Juventus, una signora per due. Appuntamento mesto, Ezio, come stai intanto? Come si può stare dopo aver assistito a all'ennesima prestazione tra l'indecente, il vergognoso, il brutto e il cattivo? Sì, manca il buono. Manca il buono, che purtroppo non abbiamo visto. Questo programma, con l'andazzo di queste partite, sta diventando una sorta di, mi spiace dirlo, non so, Ezio le storie tese. Ci mancherebbe. Anzi, abbiamo visto, io ho detto, era importante salvare la faccia. Una partita semiseria è stata, dove abbiamo preso questo gol alla fine, però abbiamo visto anche una squadra. Allora, piccolo preview: quando giochi contro il Genoa, almeno due gol al primo tempo lo devi portare a casa. Dai, poi concediamogli di fare un gol nella ripresa, però mi sembra che questa Juventus sia ai minimi termini in una stagione, ma aspettando la Coppa Italia, in questo momento da 5.5, Ezio. Ma intanto per salvare la faccia bisognerebbe averne una. Esatto. E possibilmente nella parte alta del corpo. ci aspettavamo una partita seria sotto il piano dell'impegno, per certi versi, fino a un certo punto, ma solo sotto il profilo dell'impegno, perché per tutto il resto non si poteva chiedere al risultato acquisito in campionato di far vedere quello che non si è mai visto durante tutta l'annata agonistica. E purtroppo il copione è stato quello che conosciamo, e quindi quello di un primo tempo improntato alla narcolessia, un secondo tempo reso vagamente più vivace dal momento in cui Paulino Dybala, sempre lui, ha ritrovato d'incanto il feeling smarrito, e dico d'incanto, ma in realtà era naturale che dopo un mese di ritrovata efficienza fisica rientrasse in forma. Quindi il rinnovato feeling con la musa lo ha ispirato, ha realizzato un magnifico gol, tra l'altro di destro, sì, esatto. Attenzione, da fuori area, ha cucito la manovra, ha messo in mostra delle giocate che da tempo non vedevamo e che sono quelle che rimpiangeremo. Però adesso diventerebbe stucchevole tornare sulla ecco, no? C'è ben altro di cui discutere. Ma tu pensi che abbiano qualche ripensamento con questa squadra incerta? Immagino di no, ma qualche ripensamento, non che si traduca in qualcosa di pratico, di concreto, ma forse abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male? Secondo me no, guarda, anzi io credo che siano addirittura stizziti dal fatto che Dybala ieri sera abbia fatto bella figura. Avrei notato le espressioni in panchina del leader minimo e in tribuna dei preposti, sì, dopo il gol di Dybala. Io non ho visto esultanze, motivi di contentezza particolare. Ma Allegri aveva un grugno, sembrava addirittura che gli avessero appena comunicato una riduzione del 90% dello stipendio. Cioè, e questo la dice lunga. Per il resto, la solita, come dire, ormai drammatica situazione in cui versa Dusan Vlahovic. Questo è vero. All'ennesima sostituzione, personalmente, almeno per quello che è la mia esperienza, Massimo, io ritengo che insistere con le sostituzioni non faccia bene al giocatore. A mio avviso andava tenuto in campo, magari trovava quel gol che gli riaccendeva un po' la fiammella dell'entusiasmo che aveva quando è arrivato, perché quello ormai è evaporato del tutto, ma di un po' di fiducia in se stesso, perché io temo che sembra molto arrabbiato, che questo, temo che questo ragazzo si smarrisca in insicurezze non dovute alla sua responsabilità, ma ascrivibili all'involuzione coatta
a cui è soggetto da questo presunto allenatore. Ma se tu dovessi salvare qualcuno ieri, chi salvi? Allora, ieri... Premesso che io condanno tutta la squadra, e tutta la squadra sta risentendo della grande confusione, secondo me, societaria che c'è in questo momento, perché non puoi o sentirti già in vacanza o per chi ti viene a vedere giocare partite di questo tipo. A parte che guarda che nella storia della Juventus mollare gli ormeggi Tu dici? Ci sta, ormai siamo in zona protetta. Nelle ultime partite, quando come dire, l'obiettivo piccolo o grande che fosse è stato raggiunto, la Juventus si è sempre lasciata andare a prestazioni abbastanza inveraconde. Chi avrei salvato? Fino al 75esimo della partita avrei salvato due giocatori, Rabiot e Miretti. Sì. Dal 75esimo in poi sono costretto a togliere Rabiot perché si è fatto una giocata estremamente sciagurata che avrebbe permesso anzitempo ai grifoni genuani di raggiungere un pareggio o comunque un risultato nel quale loro hanno dimostrato, se non altro nella loro pochezza sesquipedale, di credere fino alla fine. E va bene, salviamo loro e poi chi manderesti definitivamente a casa? Allenatore a parte che su quale non ancora spendere altre parole, ovviamente De Sciglio, ovviamente Artur, assolutamente impalpabile. Artur. Mi sono accorto della sua presenza nel momento in cui è stato sostituito. È vero. Ho telefonato poi alla famiglia rassicurandoli che era lì. Stava bene. Su tutti gli altri, senza infamia, senza lode, insomma, non, anche perché nel momento in cui manca il gioco, manca la voglia, manca tutto, la determinazione, anche solo l'ambizione di voler terminare il campionato dando una qualche piccola, miserabile soddisfazione alla gente, è venuta meno, sono venute meno anche queste cose. Questa è una squadra che, oltre ad avere poca qualità in campo, ha poca qualità negli uomini che la compongono. A bordo campo e io credo anche in tribuna. Tra l'altro Dusan Blažić ha fatto questa azione da grande calciatore, no? Cioè forza fisica, determinazione, insomma, onore a Dusan Blažić, che però non risolverà i problemi. Si è messo in proprio, momento. Ovviamente stufo di ricevere palloni, peraltro sporchi, con il contagocce, stufo di dover fare da sponda per qualcuno che non c'è, o di fare a spallate, si è messo in proprio e ha cavato da nulla una giocata delle sue, da grandissimo centravanti, qual è? E che gli ha consentito una conclusione in porta. Io sono molto contento, soprattutto devo ringraziare i ragazzi, io sono molto contento. Juventus, una signora per due. Adesso Ezio, so che vuoi salutare qualcuno dei tanti che ci raggiungono, iscrivetevi al canale YouTube dove trovate naturalmente anche gli Spreaker e alle nostre pagine social Juventus, una signora per due. Hashtag, sì, oltre alla leggenda. Io tengo a mantenere vivo il rapporto con gli amici che ci seguono. Grazie, tra l'altro. In numero crescente, con affetto, è anche giusto che un minimo di riconoscibilità non gliela dà la squadra, cerchiamo di dargliela noi, no? Ed è per questo che saluto con piacere Nello San Germano, saluto sì, ovviamente Silvio Pellitteri, Alberto Dossi, saluto, vediamo un po', Francesco Bonanno, forse l'ho già detto, Loredana Fineschi, Carlo Rizzo e tanti, Alessandro Martelli, Simone Bonavoglia e tanti altri ancora, ai quali posso solo dire grazie. Sentiamo il cicalino e vi arriva chiaramente la domanda. E l'ultimo, cosa deve fare? Boh, chiudiamola, dai. Chiudiamo questa porta, per favore.
Ci sentiamo presto con i nostri podcast. Rinnoviamo l'invito ad iscrivervi a Juventus, una signora per due, sul canale YouTube. A presto. Auk. È finita. Match sostanzialmente equilibrato. Il triplice fischio finale manda Maletto e Tadorni negli spogliatoi. Juventus, una signora per due.